con l'allenatrice del Brescia Bertolini e a lei chiediamo così un parere su questa partita. Diciamo, forse all'inizio la sua squadra è stata un po' sorpresa dal Tavagnacco, poi è venuta fuori e ha portato a casa un risultato anche meritato, insomma. Beh, la partita che ci aspettavamo, perché fare il risultato a Tavagnacco non è facile. Io credo che la mia squadra fosse contratta all'inizio, perché credo contratta più che distratta, forse quello, e il Tavagnacco è partito subito forte, infatti penso che nei primi 5 minuti ha avuto un'occasione netta per fare gol, poi gol su palla inattiva. E, insomma, abbiamo subito un po' il colpo, ma insomma, lo sapevo, perché Tavagnacco è una squadra ostica, ha giocatrici brave, poi ha recuperato anche delle giocatrici importanti. Su questo campo molte squadre ci perdono punti, ma la mia squadra comunque è stata brava, perché nonostante questa partenza così con handicap è riuscita a mantenere ca la calma, a cercare di giocare, e aver fatto subito l'1-1 nel primo tempo ci ha agevolato. Poi credo che nel secondo tempo, pur sempre rimanendo una partita in equilibrio, abbiamo legittimato la vittoria. E lo scorso turno, diciamo, le vostre cugine del Mozzanica vi hanno regalato, insomma, hanno fatto lo sgambetto alla Fiorentina, quindi vi giocherete nello scontro diretto anche le vostre possibilità di vincere, insomma, di arrivare almeno prima a pari merito. Quindi volevo capire un po' quali sono un po' le aspettative, insomma, in vista della prossima giornata di campionato, se la testa un po' in qualche modo poteva già essere a quella sfida contro la Fiorentina. Non lo so, perché capire cosa passa nella testa dei giocatrici è sempre molto difficile, però è chiaro che noi affronteremo questa partita cercando di vincere, anche perché se vogliamo provare a vincere questo scudetto e comunque a giocarcelo fino alla fine, dovremo vincere sabato, e quindi ci alleneremo per fare questo. Però è chiaro che, io lo dico sempre alle mie giocatrici, è una partita, non è una guerra, non dobbiamo viverla come questione di vita o di morte, dobbiamo allenarci serenamente e giocarcela. E comunque poi, insomma, non dimentichiamo che il campionato è ancora lungo, ci sono partite, e come la Fiorentina ha perso punti con Mozzanica, può succedere ancora, come può succedere a noi. Quindi, insomma, l'affrontiamo con serenità.